Nel centenario della nascita di Giovanni Michelotti, uno dei car designer più apprezzati al mondo, il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino inaugura una personale a lui dedicata. In mostra schizzi, disegni tecnici, piani di forma e modelli in scala, oltre una selezione di automobili tra le più rappresentative. Per la prima volta il mondo di Michelotti viene esposto al pubblico, fino al 9 gennaio 2022, nell'allestimento curato da Josué Boetto Cohen. È una grande festa, un grande omaggio, una occasione unica al mondo di vedere 90 disegni di uno stilista di questo livello tutti insieme. Di solito i disegnatori non tenevano il loro lavoro con sé, dovevano consegnarlo ai loro clienti. Invece il freelance Michelotti riesce a collezionarli, a tenerli, a passarli ai suoi eredi e oggi sono arrivati al Maut. È una messe tecnica strepitosa di viste prospettiche, di proiezioni ortogonali che ci danno un'idea della genialità e della capacità assolutamente unica di quest'uomo quando si sedeva al tavolo da disegno. Ecco, qual era il tratto distintivo che è rimasto nel corso degli anni di Michelotti? Forse le cose più sorprendenti sono le prospettive così estreme, le vetture che sembrano quasi uscire dal foglio di carta e che servivano a venderle, a spiegarle ai clienti. Certe volte erano quasi più tirate delle vetture dal vero. Poi naturalmente ci sono i disegni tecnici, le classiche tre viste, un piano di forma in grandezza naturale che danno una chiara idea della capacità anche tecnica di Michelotti, che era sicuramente un bravissimo illustratore, ma sapeva anche cosa c'era dentro l'automobile. Uno stilista indipendente che operò con successo in tutto il mondo senza legarsi ai centri stile di grandi case automobilistiche o a rinomati carrozzieri, capace di produrre migliaia di disegni, alcuni dei quali custoditi con cura nell'archivio privato gestito dal figlio Edgardo. Ma è stato difficile, la selezione è stata fatta per varie serie di tipologie, di marche, di tipologie di prototipi e vetture di produzione, per poter dare al visitatore uno spettro completo di quello che è stato. Chiaramente sono stati fatti tantissimi sacrifici, però è stata fatta una selezione fatta bene. Ecco, io ritengo che abbiamo coperto tutti i settori, tutte le tipologie. Il visitatore che entra in questa mostra entra senza sapere determinate cose e ne esce più arricchito. Quello di Giovanni Michelotti è uno stile che distingue ancora oggi le automobili più prestigiose a livello internazionale, una firma che conferisce valore alle auto d'epoca da lui realizzate. Cosa le ha lasciato, in particolare suo padre, che cosa aveva di così caratteristico da diventare famoso in tutto il mondo grazie al suo tratto? Ma la gioia di vivere, la gioia di fare un mestiere straordinario, la serenità con la quale l'ha fatto, mi ha lasciato il concetto di avere sempre coraggio di perseguire le idee che hai. In un'intervista fatta qualche tempo fa con un vecchio dipendente di mio padre, lui ha detto: per Michelotti nulla era impossibile, si poteva fare tutto. Mi ha lasciato questo, il coraggio di affrontare la vita, anche i tradimenti, se vogliamo, le gioie e anche i dolori. Ecco, questo mi ha lasciato.